palo! Abbiamo sentito il palo, ancora palo. Sfortunato il giocatore dell'Ancona. Ancora! Il numero 12 Perini, Gabriele Perini, il paratutto. L'Ancona vicino al gol e in due circostanze. Bravo, bel tiro, solo che leggermente esterno del numero 8. Anche l'Ancona presenta molti giovani nella rosa. Ragazzi, molti molto giovani. Anche, no, diciamo tecnicamente sono anche preparati. Bellissima parata ancora di Gabriele Perini. Comincia a venire fuori il cartellino giallo. Vedremo alla fine chi raggiungerà il bonus, diciamo il malus dei cartellini. No, questo non è il bonus, quando si raggiunge 5 cartellini. Poi chi si ne intende di calcio a 5 lo sa. Bellissimo il numero 6, 1-0. Non c'è bisogno del tabellone. Il numero 6 del 747 Caffè, olè, ha segnato. Bellissimo gol. Adesso vediamo la reazione della squadra dorica. Tiro fuori. Abbiamo finito il primo tempo, penso. E allora stacchiamo la telecamera. No, questo è time out. Time out. Comunque l'arbitro mantiene il 9, eh? L'arbitro mantiene il 9. Lo stiamo inquadrando. Noi qui abbiamo un arbitro che arbitrava, però adesso non so se lo fa più. Pippo Fracassini, lo conosciamo tutti in ambito del calcio a 5. È un arbitro da naso, come si dice in gergo, è un arbitro molto deciso, fa rispettare le regole. Mi sembra che anche questo sia un arbitro da regola, come Pippo Fracassini.
tiro di Daniele sul portiere e Parini ha parato, è intervenuto sul giocatore dell'Ancona che stava per affondare il tiro. Oh, no, non ti preoccupare. Allora siamo al secondo video, perché questa automaticamente cambia, cambia i fotogrammi. Bravo! Perini si è superato! Bravo Gabriele! Ma Gabriele è fortissimo, ragazzi miei! Fuori! Ricordiamo il risultato 1-0 per l'Avis Genga. Momenti faceva autogol, c'è rimasto poco. Daniele, bravissimo, bel tiro leggermente sopra. Non ti scoraggiare Daniele. Allora, io non è che patteggio per una per un'altra, io faccio la cronaca. Chi già... Fallo, ecco qua. Un altro cartellino per l'Avis Genga. Dovremmo essere a due. E tiro dal limite della squadra dorica. L'essenziale è che non si è fatto male, è il numero 7. Perché scivolare su questi tappeti artificiali si fanno dei bei lividi, però mi sembra che stia abbastanza tranquillo, a parte i pantaloncini lo protegge, però... Parata, il pallone è rimasto lì, Gabriele Perini si è salvato in estremis. Mi sembra che abbia ricevuto una manata e no, si tiene la bocca, non lo so. Perché nella foga del gioco di solito qualche colpo può succedere, involontario naturalmente. Bravo Perini! Comunque i ragazzi di Ancona stanno giocando bene, non è che giocano male. E una rete di svantaggio facilmente recuperabile. Perini ha riparato. Buona, Ancora Perini si è opposto calcio d'angolo. Bravo Perini, stasera i ragazzi dell'Ancona cercano di affondare i loro tiri. Vediamo un po'. Bravo Perini, ancora una bella parata. Ancora fuori, c'è rimasto poco. Sfortunato il numero 7 dell'Ancona. Illusione del gol. L'8 stava per segnare, Meletani. Bella parata, ancora bel tiro,
il Genga all'attacco. L'Ancona è ben decisa al pareggio, sta lottando strenuamente. L'arbitro molto deciso. Ha sbagliato il tiro, anche l'Ancona ha sbagliato il tiro. Tante volte la foga nel gioco porta a fare dei tiri brutti, tiri infruttuosi. Al tiro, bravo Perini che ha fatto solo la palla. Bella partita, ragazzi. Bravo Perini che ha fatto sua la palla e il primo tempo se ne va. Comunque l'arbitro mantiene il 9.